Allora, che cosa ne dice Andrea Cioffi? Ma parlare di Berlusconi parlando del processo Ruby mi sembra parlare di una piccola cosa. Potremmo invece parlare di Berlusconi pensando a quello che sta facendo adesso, per esempio. Perché quando vediamo che Mediaset tramite EI-Tower sta facendo un'OPA su Rai Way, significa che sta facendo un'azione forte per appropriarsi ancora una volta del Ma sistema quello è infrastrutturale legale o televisivo. morale? È legale? Sicuramente sì, ma l'offerta produce un effetto per Rai Way, perché ce l'ha detto in Senato il presidente di Rai Way, che produce l'effetto che Rai Way non può fare acquisizioni, perché sei sotto OPAS e quindi, per esempio, non ha potuto partecipare all'acquisizione delle torri Wind e non potrà, nel caso, partecipare alle acquisizioni delle torri Telecom. Quindi, come vedi, c'è qualcosa che si muove. Mi E siccome sembrava che fosse l'infrastruttura lì del per futuro acquisire, è quanto per essere l'infrastruttura acquisita, Rai Way. dove si muoveranno i dati, sia dal punto di vista della rete, ma soprattutto dal punto di vista delle antenne, perché come sapete il piano Lamy prevede che la frequenza 700 MHz, che è quella dove adesso viaggia la televisione digitale, Però scusi, viaggeranno i se lei dati. faceva un Zac. OPAS su Rai Way la metteva nelle stesse condizioni, facciamo io e lei per esempio, no? Ma Cioè, io d'accordo, non ho facciamo un assolutamente. OPA per prenderci Ho capito, Rai ma Way, era sicuramente nella io stessa non ho. Non è la situazione, la situazione perché la ponevamo, posizione di Mediaset non è la mia posizione e no? Beh, sono neanche la tua. un po' più liquidi, diciamo, però il Diciamo che concetto è hanno lo una posizione stesso, già di per sé dominante. qualunque altro Allora, visto che il operatore. capogruppo del Movimento 5 Stelle del Senato sposta l'attenzione sull'attualità, diciamo, no? Mentre io volevo restare ancora un attimo, ma soltanto un attimo, con Gennaro Migliori, anche con lui, su questa polemica del dopo sentenza Cassazione su Berlusconi, insomma, visto che succede, accuse contro accuse, qual è la Insomma, sua idea, la sua opinione? innanzitutto mi sembra di vivere un po' in un flashback, come se stessimo ripercorrendo trasmissioni che abbiamo già visto. La centralità di Berlusconi viene riproposta ogni qualvolta viene affermata una verità parziale oppure controversa di tipo giudiziario. Quello che voglio dire è molto semplice. Così come se la prendeva con un giudice che lo aveva inquisito, così adesso festeggia perché un giudice lo ha assolto. Il problema della magistratura nella discrezionalità berlusconiana è sempre legato al fatto che gli si dia ragione. A me, sinceramente, è questo l'atteggiamento anche di alcuni berlusconiani che non capisco. Mentre invece non capisco l'idea che si possa mettere in dubbio che ci sia stato un difetto, io non dico di moralità perché non ho la cattedra per dare patenti di moralità, ma certo di etica pubblica da parte di un Presidente del Consiglio che svolgeva la sua funzione anche di rappresentanza all'estero, anche nel momento in cui doveva assolvere a funzioni delicate di rappresentanza del Paese, conducendo una vita come quella che ha condotto, soprattutto delegittimando continuamente la figura della donna, considerando le donne come oggetto, come ornamento. Non c'è una questione illegale in questo, Come però sullo c'è molto scanno. del degrado del paese e questo francamente, avendo anche coinvolto delle responsabilità importanti, anche dirigenti di grandi aziende pubbliche, io penso che sia stata una pagina che spero sia definitivamente chiusa e che quindi questo flashback non ci ritorni addosso come una sorta di ansia che ci viene riproposta ogni volta che si nomina Berlusconi. Giulia è insomma, quello che, un po' quello che sostengono anche i vescovi, insomma, no? Non dimentichiamo che è stato un comportamento, no? Che se diciamo, dal punto di vista giudiziario alla fine è risultato essere Ma noi questo l'abbiamo saputo perché c'è non stato. condannabile, dal punto di vista politico-morale è un altro discorso, insomma, Sì, no? allora possiamo giudicare l'etica Non è pubblica una di Silvio posizione Berlusconi, delle sue accettabile feste, questa. diciamo, come ha detto il suo avvocato Coppi, un conto è peccato, un conto è reato. D'accordo, ma noi abbiamo saputo di questo perché c'è stata un'inchiesta giudiziaria, se no non lo sapevamo. Un'inchiesta giudiziaria che non ha portato a nulla. Intendo dire, noi siamo entrati nella, diciamo, Beh, nelle oddio, feste che serali di succedesse Silvio qualcosa Berlusconi, il quale del di resto, come vivace dire, attorno a Berlusconi non no, si sapeva, c'erano delle porte non è che girevoli, c'era c'erano bisogno delle. dell'inchiesta, D'accordo, no? però abbiamo avuto, come dire, abbiamo assistito a una specie di porno giornalismo che ci ha raccontato fino ai minimi dettagli dei festini di Berlusconi, ci siamo fatti Veramente la un'idea moglie è quella delle che ha serate scritto, di l'ex Silvio moglie è quella che ha Berlusconi, ma scritto la sulla base di prima un'inchiesta che lettera. non aveva fondamento e quindi quella era la vita privata.
sregolata, personalmente non proprio bella, la ritengo, di Silvio Berlusconi, che noi abbiamo conosciuto perché qualcuno si è introdotto pensando che ci fosse un reato. Questo reato non c'era. Migliore ricorda che fu la moglie, la ex moglie, Veronica Lario, a denunciare pubblicamente La vita sregolata, diciamo, lei ha scritto un pezzo molto bello, tra l'altro, per denunciare tutto questo su Repubblica. Io non sono la metà di niente, ve lo ricordate, fu una cosa di grande rottura anche mediatica. Però, insomma, ebbe il buon gusto di non andare oltre e soprattutto non chiese l'intervento della magistratura, che poi è intervenuta e lo definì praticamente malato, un uomo malato, ci andò molto pesante, era la moglie però, insomma, l'ha usato pubblicamente su Repubblica. Ma secondo lei un uomo pubblico, un politico, tanto più un Presidente del Consiglio, ha diritto a una privacy oppure, come ad esempio viene anche negli Stati Uniti, deve essere proprio scarnificato, deve essere controllato in tutti i suoi comportamenti, deve essere pubblica anche persino la sua cartella clinica, dobbiamo sapere tutto di lui, no? C'è una differenza tra cittadino comune e politico, e ancora di più politico con responsabilità di governo. La differenza c'è nell'esempio che deve dare un politico, perché se rappresenta non solo se stesso ma anche i cittadini, fin quando siamo in una democrazia rappresentativa, deve dare l'esempio. Non so se la morale, diciamo, tra virgolette, religiosa sia una cosa strettamente connessa alla funzione di un politico. Cioè, poi Berlusconi può fare Berlusconi può fare teoricamente quello che vuole a casa sua. Certamente non può dire che quella ragazza era la nipote di Mubarak, visto che questo, se non ricordo male, l'ha detto nella sua funzione di Presidente del Consiglio. Ecco. Quello sicuramente non lo può fare, poi a casa sua può fare quello che vuole, per quello che mi riguarda. È un problema di non confondere i piani, perché noi parliamo di questa vicenda, parlando di quello che ha fatto Berlusconi, le donne, può fare quello che gli pare, per quello che mi riguarda, ma ci sono ben altre cose di cui bisognerebbe parlare di quello che ha fatto Berlusconi. Adesso stiamo parlando della prescrizione, magari ci vorremmo ricordare quello che è stato la ex Cirielli, non so, tanto per dirne una, no? Quindi ci sono ben altre cose di carattere politico che ci fanno dire che Berlusconi ha fatto tante cose che non doveva fare un uomo politico, soprattutto se era Presidente del Consiglio. Pensa che sia molto distante questa impalcatura, poi vedremo come sarà, ripetiamo, è soltanto alcune indicazioni, rispetto a quello che dite voi e poi soprattutto voi avete detto sulla RAI, anche su altro, ma diciamo sulla RAI vogliamo discutere, siamo sempre però siete disponibili, diciamo, a concedere qualcosa, oppure il vostro pacchetto va preso così com'è? Noi siamo sempre stati disponibili a discutere con il PD o con chiunque altro. Il PD è il partito di maggioranza, quindi diciamo è più facile parlare col partito di maggioranza in linea teorica. Perché se sento dire che la nomina tramite il Parlamento terrà conto anche delle minoranze, vuol dire che stiamo facendo ancora una volta la lottizzazione. Quindi non usciamo da quel sistema che è terribile, che prima viene fatto in commissione di vigilanza e adesso viene fatto in Parlamento comune, ma non cambia la sostanza. Allora il problema è cambiare la sostanza. Quello che abbiamo proposto noi, sul quale siamo disponibili a discutere sul metodo, ma non nel merito. Cioè noi dobbiamo trovare un metodo, qualsiasi metodo. Lei noi abbiamo proposto il sorteggio sembra un metodo abbastanza bizzarro. Cioè, quale azienda al mondo bizzarro. I dirigenti, il consiglio d'amministrazione di un'azienda viene fatto per sorteggio? Le spiego però il concetto. Se noi mettiamo una griglia di selezione stretta, rigida, dove sono tutte le incompatibilità, dove diciamo che all'interno del RAI non ci può stare nessuno che abbia avuto o possa avere particolari conflitti di interessi, non deve avere ricoperto cariche di governo e cose di questo tipo. Facciamo una griglia molto selettiva. Mi auguro, perché anche delle competenze specifiche. Ma non si discute, questi sono diciamo, i limiti. Poi ci sono ovviamente... E questa chi li decide? Questa griglia chi la decide? La griglia la deve decidere, non abbiamo trovato cosa migliore che farla decidere alla GCOM.
Poi voi direte, la GCOM la nomina ai partiti, benissimo, ma infatti noi ci proponiamo anche di modificare questo, però in questa prima... Anche la GCOM. No, perché la GCOM deve solo dire quali sono i criteri, e se noi i criteri li rendiamo pubblici e verifichiamo quali sono i criteri, una volta fatto questo noi abbiamo un elenco di persone che rispondono a quei criteri, e se sono tutti bravi, perché se abbiamo fatto i criteri specifici, l'uno vale l'altro. Ma poi fatto questo non è che finisce là, queste persone vengono sottoposte al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, che a maggioranza di 2/3 possono dire questa persona non è idonea, ne viene estratto un altro. Quindi c'è il vaglio del Parlamento, c'è a valle, con la maggioranza qualificata dei 2/3. Se il PD propone un metodo diverso per tenere fuori i partiti della RAI, per noi va bene, però il concetto è che i partiti escono dalla RAI. Generale, è vero che le scuole che funzionano meglio in genere sono quelle dove ci sono dei preside in gamba che sanno far lavorare i professori, sanno, no? Cioè che si auto, cioè si danno un ruolo anche travalicando quelle che sono le competenze di legge, ma hanno un ruolo importante, no? Il problema è il concetto dell'uomo forte, dell'uomo solo al comando o del potere, come ci è stato ricordato. Se io sono libero di poter scegliere la mia scuola, perché mi deve essere levata questa libertà e do la mia libertà nelle mani del preside? A me mi sembra che stiamo invertendo l'ordine dei fattori. È un problema di libertà degli insegnanti. Chi è che ha violato questa libertà? Non ho capito. Io studente? Io insegnante, mi scelgo la scuola perché sono in graduatoria. Se sono prima nella graduatoria in Campania, faccio un esempio, mi scelgo la scuola. In questo modo sarà il preside a scegliere me. Sono più libero o sono meno libero? Io credo che abbiamo perso un pezzo di libertà, non noi, i professori. Allora il professore bravo sarà conteso da più presidi, no? Se il professore bravo sarà conteso da più presidi ci può pure stare, ma io non lo è so, stata violata la così. Mia libertà di poter scegliere. Questo è il problema vero. Però c'è anche la libertà degli studenti, dei genitori degli studenti di avere dei professori... Assolutamente. I migliori, ma che i professori che lavorino e quelli che lavorano di più vengano premiati, quelli che lavorano di meno, ma anche insomma il merito. Anche, il merito no? È fondamentale, ma non si discute su questo, che i professori devono essere avanzare premiati. Avanzare anche per il merito, non soltanto per gli scatti di insegnare, ma anche per il merito. No? Ma il merito è fondamentale. Si è sempre detto che no. Ma sono d'accordo, naturalmente il merito è un fatto importante, però rimane un problema... per come la vedo io, poi insomma leggeremo naturalmente nel dettaglio il testo, di violazione del principio di libertà del professore, che diventa uno strumento nelle mani del preside. È un problema di accentramento del potere, è il problema del governo Renzi. Migliore.